Allora, diciamo innanzitutto che io non so assolutamente nulla, se non quello che leggo sui giornali, quindi non ho ricevuto nessuna comunicazione né formale né informale da parte di chi che sia. Quindi oggi l'unico commento che mi sento di fare è che non è arretrata di un millimetro la nostra contrarietà al commissariamento, all'articolo 33, alla legge Sblocca Italia, e consideriamo un grave vulnus istituzionale, politico e costituzionale quello di voler perseverare nella nomina di un commissario, qualunque esso sia. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo offerto al governo un processo di immediata rapidità decisionale con la presentazione del piano, con la nostra volontà di attivare procedure accelerate. Quindi adesso, come dire, in questa fase attendiamo quelle che sono le mosse del governo, quindi non abbiamo notizie, non sappiamo se queste anticipazioni a mezzo stampa siano fondate o meno, quindi non posso entrare poi nello specifico della valutazione della scelta fatta, quello lo farò appena sarà ufficiale. Se questa è la strada, mi sembra che comunque è una strada che non condivido per nulla, che è sbagliata, non è questione di nomi, poi tra l'altro mi pare di capire che è una scelta decisa in piena autonomia da parte del governo, quindi almeno il comune non è stato per nulla sentito, non so se è stato sentito il presidente della regione, che tra l'altro ancora non c'è perché è eletto ma non formalmente insediato, quindi ci troviamo, questa è la fotografia di oggi. Ma noi quando è venuto Del Rio non abbiamo discusso di questo, si è discusso di Bagnoli, dove io ho mantenuto in modo fermo la mia posizione, cioè che era quella dell'assoluta contrarietà alla nomina di un commissario, quindi non prendevamo per nulla in considerazione l'ipotesi di un triumvirato, di una cabina di regia, di un organo collegiale. Qualcuno aveva avanzato e mi era stato anche chiesto una valutazione su questo da parte degli organi di stampa dell'eventualità di quale fosse la nostra posizione nel caso venisse scelto il sindaco di Napoli, avevo espresso, diciamo, una mia opinione, quindi da parte nostra non c'è nessuna disponibilità ad entrare in un organismo di questo tipo, perché lo consideriamo illegittimo, in violazione di Costituzione e in contrasto con le prerogative comunali. Se il governo va avanti su questa strada, poi noi faremo le nostre valutazioni, se il commissario serve per accelerare le procedure, se il commissario serve per espropriare i poteri del comune, questo non lo so, perché Del Rio e altri ci continuano a dare rassicurazioni verbali che il comune non verrà mai espropriato. Io che sono un giurista e un uomo di legge, e qua parliamo di una legge che tra l'altro secondo me è costituzionalmente illegittima, anche perché la legge è molto chiara, espropria il comune dai suoi poteri, quindi io non ho nessun motivo per cui fidarmi delle rassicurazioni verbali. Stimo Del Rio, lo considero un interlocutore affidabile, ma un sindaco non si può affidare alle rassicurazioni verbali di un ministro o di un presidente del Consiglio, il sindaco si affida alla legge. Lo Sblocca Italia è una legge che lede in modo in nuce, in radice, le prerogative della città di Napoli, quindi perseverare in questa direzione significa mettersi contro la città di Napoli, questo è un chiaro segnale da parte del governo, poi si potrà chiamare Calenda, si potrà chiamare Pasquariello, si potrà chiamare Raffaele Cantone, per noi non cambia niente. Però tu non lo faresti il commissario, non c'è alcuna possibilità? Ma non c'è proprio, non è proprio mai stata avanzata autorevolmente da Pasquino, anche da altri, che so che anche altri erano favorevoli per questa linea, ma non perché il sindaco fosse disponibile, perché siccome tutti si rendono conto che lo Sblocca Italia, articolo 33, è in violazione di legge ed è contro Costituzione, l'unico modo per evitare una frattura e per in qualche modo ritornare nell'ambito di un circuito istituzionale corretto era quello di affidare al sindaco della città di Napoli il ruolo di commissario in modo che ci fosse una garanzia, ma evidentemente il governo questa scelta, diciamo, del male minore nell'ambito di una legge ingiusta, come dire, non l'ha voluta prendere, e questo rafforza ancora di più quello che è la vera intenzione del governo poi in questa partita. In realtà alla fine è tenere ai margini il comune di Napoli, questo mi sembra molto chiaro, tenere ai margini un'amministrazione che vuole ripartire anche da Bagnoli, che è contro la speculazione e contro l'immobilismo, quindi non siamo per nulla
rassicurati dalle notizie che leggiamo sui giornali, e non è questo il modo migliore per accompagnare dal punto di vista centrale un momento nuovo di vita istituzionale tra il sindaco di Napoli e il presidente della regione che sta per entrare. Quindi su questo io attendo anche molto le dichiarazioni del neo presidente De Luca, perché io credo che non si può ripartire Bagnoli andando contro la città di Napoli. È un fatto grave di cui noi ne terremo conto, ovviamente. Una telefonata del Rio l'hai fatta, la farai no, più tardi? Perché la dovrei fare? Avete un buon rapporto tu? Sì, ma io non è che da quello che... ma io non ho nulla da dire. Quello che avevo da dire gliel'ho detto quando è venuto a Napoli. Il rapporto buono rimane, i rapporti buoni prescindono dalle scelte sbagliate. Questa è una scelta sbagliata del governo, lo sa pure il governo. Lo sa pure il governo e lo sa pure il Presidente del Consiglio. Perseverare è diabolico.